degli animali hanno adottato due cani dal sud. Sentiamo la loro storia. Il nostro Labrador Elvis è il nostro primo cane, cane storico che insomma, si può vedere anche nelle foto, le prime foto dopo la vittoria presa di Sanremo, quando comunque c'era una grande attenzione mediatica, è stato ripreso in CD qua. Sì, solo con la gente quando veniva a farsi le foto qua con lui, veniva a farsele con lui. Era richiesta anche la foto con lei. È stato il nostro primo cane, quindi c'è un... è stato un legame particolare. Non ha vissuto tantissimi anni perché comunque aveva diverse patologie, ha vissuto più o meno 8 anni, non tantissimo, sì. È arrivato cos'è, 2006. È stato il nostro primo cane, quindi avevo sempre un ricordo speciale per lui, appunto perché fin da piccoli noi sognavamo avere un cane, è stato il primo arrivato. Tra l'altro abbiamo sempre sognato un Labrador. Abbiamo chiamato Eddie, di Terro. Abbiamo pensato che la cosa migliore, anche perché comunque la mancanza si faceva sentire, era appunto quello di prendere subito un altro cane. E tra l'altro abbiamo anche deciso di optare per salvare quei cani che sono magari dispersi in qualche canile o figli di qualche cucciolata. Ci siamo rivolti a delle associazioni ed è arrivato Ray, che avrà avuto più o meno 20 giorni insomma quando è arrivato. Beh, quando l'abbiamo visto non puoi che affezionarti, ti è subito da prenderlo in braccio. Ricordiamo che era un po' spaesato, infatti secondo noi sosteniamo che l'hanno tolto troppo presto dalla sua madre. Anche perché penso che lui vede in nostra madre la sua vera madre, ha scambiato un po' la nostra madre per la sua, dunque è stata un'emozione incredibile, anche perché comunque eravamo ancora un po' scossi dal lutto di Elvis, ma c'è da dire comunque la sua venuta ci ha aiutato un po' a superare anche questa perdita. Sì. Abbiamo fatto per Elvis, ci tenevamo a chiamarlo con nome di un grande della musica e Ray era quello che ci suonava meglio. C'è da dire che quando abbiamo preso Ray, ovviamente essendo un tra virgolette meticcio bastardino, non sai mai alla fine che tipo di cane viene fuori. Noi comunque, visto anche le dimensioni del giardino, volevamo un cane grande anche. Ray è rimasto piccolino, quindi abbiamo deciso più o meno un po' di mesi dopo di prendere Perla. Anche quella l'abbiamo vista in internet tramite le associazioni, che è stata portata su da Frosinone, mi sembra, da quelle parti. È un cane già adulto, da dire che è subito un po' diffidente perché è anche un mezzo maremmano, quindi è un carattere molto, molto territoriale, però da dire che si è attaccato veramente tanto a noi e componenti della famiglia. Proprio lei difende il territorio, è un cane che comunque ha una venerazione verso proprio il padrone, si sente parte della famiglia, questa è una cosa bellissima. Per uno che non li conosce sembrano madre e figlio, ecco, dunque giocano, comunque nel loro codice c'è anche molto rispetto, non litigano mai per il cibo, dunque anche in questo siamo stati fortunati. Per adesso due sono molto impegnativi, guarda, fino a ottobre dell'anno scorso ne avevamo tre, perché ne avevamo uno che viveva per esempio su in mansarda perché non andava d'accordo con Perla. Era un cane che avevamo già dai tempi di Elvis e ha sempre vissuto su in mansarda perché non si poteva vedere proprio con Elvis. L'avevi trovato tu quello lì? Esatto, dunque ogni volta che bisognava fargli fare i suoi bisogni bisognava chiudere in cucina Elvis in modo che i due non... La situazione era molto impegnativa, però è un cane centenario perché è arrivato più o meno a 18-19 anni. Poi con l'occasione per dire che i cani vivono rigorosamente in casa, non vivono fuori, dunque anzi dormono nel divano, a volte c'è la guerra appunto perché si giudica prima il posto nel divano appunto perché...
occupano sempre loro praticamente. Parla inizialmente quando era venuto gli dava, aveva quasi paura della chitarra, ma spesso suono nella veranda dove è il loro riposo, diciamo. Inizialmente gli dava forse paura, ma adesso poi con gli anni si è abituato. Anzi no, quando ti metti a suonare viene di sotto. Poi quando ti metti a suonare tu no. Quando mi metto a suonare io.